Nell'episodio precedente, smonto la tenda e raggiungo Dubrovnik, una delle città più belle che io abbia mai visto, ma mi rendo conto che dall'ultima volta che ci ero stato è diventata troppo cara e affollata per i miei gusti. Riprendo la bici, un ultimo sguardo sulle imbarcazioni che entrano in città e via. Raggiungo un camping, faccio un giro a piedi e scopro un posticino davvero molto carino. Questa mattina fa particolarmente caldo. Nel cielo non c'è una nuvola e le previsioni meteo mi dicono che oggi pomeriggio dovrebbe piovere. Bici pronta, si parte. Il massimo dove sono arrivato verso sud è stata proprio Dubrovnik. Da qui in poi per me è un mondo nuovo. Oggi, se tutto va bene, arriverò in Montenegro. Oltretutto il vento contrario, mi è passato un grosso aereo a pochi metri dalla testa. Ragna Luka Airport. Sto salendo il tratto più in salita della giornata, per fortuna mi sono alzato presto. Davanti a me c'è la dogana, sto per entrare in Montenegro, ragazzi. Mi hanno detto di passare di qui, lì per i camion, molto gentili. Devo dirlo, è una bella emozione. Con la sola forza delle gambe, con una bicicletta, ho superato la Slovenia, la Croazia, la Bosnia e ora sto entrando in Montenegro. Sono in Montenegro, andiamo avanti. Un'altra dogana. C'è un altro controllo. Una bella fila. Che controlli, ragazzi! Aspettavo, appena entrato in Montenegro, sono stato accolto da una bella ciclabile. Appena entrato in Montenegro, praticamente internet è sparito, proverò a prendere una scheda. La Croazia mi piace molto, ma la sensazione immediata di tranquillità che mi ha dato questo paese è andata oltre. Ho trovato anche una costa piuttosto ordinata e pulita, e un mare stupendo. Sono
qui da neanche un'ora e già sono rimasto stupito dalla bellezza del posto, ma soprattutto dalla gentilezza delle persone. Sono stato aiutato con la scheda nonostante l'incomprensione linguistica. Per la prima volta mi sento anche sicuro. Montenegro che non ti aspetti. Avevo qualche piccolo pregiudizio nei confronti di questo posto. Chiedo scusa. Ragazzi, io sono sconvolto. Incredibile. Sto notando che i prezzi sono nettamente diversi, tutti abbordabili. Il Montenegro mi sta piacendo tantissimo, lo posso dire da subito, non solo per questo, ma soprattutto per la gentilezza. Praticamente la birra qui costa meno dell'acqua, 1,30 euro, ed oggi me ne sono concessa una, la mia prima birra del viaggio. Veramente ottimo, tanta cipolla come piace a me. Una delle cose che amo di più quando viaggio è quando riesco a scambiare due chiacchiere con uno sconosciuto, tipo il signore del ristorante, che è stato di una cordialità esagerata. Mi si è avvicinato più volte parlandomi in un discreto italiano, facendomi varie domande sul mio viaggio in bicicletta e di come ami l'Italia, Roma, la Sicilia e soprattutto la nostra cucina. Devo fare un attraversamento in traghetto. Le nuvole stanno arrivando minacciose. Devo riuscire ad attraversare e trovare un posto dove accamparmi. L'attraversamento in traghetto per la bicicletta è gratuito. Ed eccomi qui, sempre più immerso all'interno di questa sorta di immenso fiordo della baia di Kotor,
o se preferite bocche di Cattaro. Con questo mare che entra per chilometri nell'entroterra e tutte le montagne delle Alpi Dinariche intorno, qui Madre Natura ha dato il meglio di sé. Ed io con gli occhi e la mente che si perdono tra le infinite insenature rimango letteralmente incantato da tanta bellezza. Quasi mi dimentico che sono alla guida di una bicicletta. Sogno di volare. Volare letteralmente. Si sente spesso dire che il pericolo è sempre dietro l'angolo. Nel mio caso, appena dopo la curva. Ragazzi, ho fatto un volo, mi sono massacrato. Praticamente ho preso questa buca. Ecco qua, ho spaccato un po' di cose. Qui. Purtroppo ho preso questa buca. Ho fatto un brutto volo proprio davanti a questa casa che è un camping. Alla fine ho deciso di fermarmi proprio qui. Ragazzi, sono caduto, ma di fronte a un paesaggio del genere è facile distrarsi. Tanto avevo deciso di fermarmi poco più avanti, avrei fatto non più di altri 5 km. Anche se oggi stavo in forma. Questa struttura è gestita da una signora di età abbastanza avanzata. Vedendomi un po' insanguinato, si è presa cura di me curandomi con una sorta di alcol, quello che forse grappa, che si beve normalmente, quello che aveva. Eh sì, succede anche questo. Mi sono bruciato anche un po' il naso in questi giorni. Comunque ragazzi, io penso che bisogna sempre andare avanti, fin quanto è possibile, guardo sempre il lato positivo. Domani sono sicuro che sarà una bellissima giornata, anche perché se tutto andrà bene scoprirò due bellissime città. Mi fanno male un po' i polsi perché per proteggermi li ho messi avanti. Male che va, prenderò qualche antidolorifico. Pensate che sono caduto davanti questo piccolo camping e a fianco dove c'è quell'ombrellone c'è un negozietto dove ho potuto fare la spesa per cucinare questa sera. Mi sono fermato in un luogo splendido. Mano gonfia.